Michele Durruti, Giulio Paolini, direi solo una cosa, lo spazio della visione, lo spazio dell'immaginazione, lo spazio dell'immaginazione. Come sempre è una coerente, un enigma, è un teorema. Ecco. Che hai detto? Di una sublime perfezione. Sì. Icaro devo immaginare. Sono anche le autorità culturali. Le autorità. Io ho la braccia. Sulla spalla. Ciao Marco. Stai? Bene, sono venuto, ero contento di vederti perché sei una vita che non ti avevo riconosciuto perché c'hai gli occhiali, ho detto ma chi è questo bel signore? Giù. Sì, c'è nel salone. C'è. Allora, beh, ha fatto una mostra, ancora ne parlano. I suoi pupazzi, anche diciamo lungo sulla rampa. La rampa. I pupazzi sono ancora liberi per il mondo, veramente tanti. No, ma io mi riferivo. No, perché avevo fatto anche i pupazzi che andavano in giro. Basta che vieni un attimo in transito da Rosati al mattino, sono tutti fascistoni. Pensa io che sarei apolitico. Ti hanno portato verso l'antifascismo militante. Questa è straordinaria. Io devo confessare che per anni Giorgio De Marcis chiude la storia dell'arte del Novecento in Audi dicendo: l'ultimo artista è Paolini, dopodiché inizia un silenzio che perdura per tutto il decennio. Questo è negli anni? Credo sia uscito intorno all'80, la storia dell'arte in Audi. Sai, le prime opere di Paolini, io l'ho preso in quell'attimo che feci per equivoco il militare, brevemente a Torino, e andai a Notizie. E glielo dicevo a Giulio l'altra sera, siamo... le date le confondo, 62, 63, 61, non aveva ancora fatto una personale, ma Luciano mi faceva vedere Pistoi. Che... le opere che avevano, alcune opere di Paolini, poi c'erano le colonne di Carlo Accardi, grande... quelle di Sicco Foil, dice, esatto, sì. Che Dio l'abbia in gloria Luciano. C'era anche una magnifica crosta di Mario Merz quando faceva strati e strati di colore, che altro, mi ricordo. Mi faceva vedere anche Picariano. Pure Picariano. Era di un palazzo, non so come ho trovato. A Torino. Comunque qua tutto è un incanto, non conosco senza me. Questo è un lavoro straordinario. Perché sale sembra, anzi il contrario, sembra sale, oppure no. Cioè,
quando Sgabuzzino, com'era? Non mi ricordo. È tanto tempo in passato. Ho fatto tante cose inutili. No, ma Paolini era troppo divertente. Ma Paolini dov'è? Io pensavo che c'era. No, dovrebbe esserci. Paolini dov'è, per chi lo volesse vedere? Lo stanno intervistando su nel salone. Vuole andare con la rampa o sull'ascensore, come vuole. Tanto no, poi magari... No, consapevolmente è fragile, quindi... La porto in ascensore. Ci vediamo sotto. Mostra di Giulio Paolini, dove siamo esattamente? All'Accademia di San Luca. L'Accademia di San Luca a Roma, e la mostra fin quando? La mostra della fine all'estate, cioè fino a fine luglio, insieme alla mostra di Canova, che sono due mostre distinte, insomma. Ma però in qualche modo è come se si guardasse. In fortissima relazione, sì, sì, decisamente. Grazie Marco. Ah, ti metti in posa. Così c'è l'opera. Resta un altro istante, così, diciamo, ti... Ancora? Mi vuoi pure a me? Vai, bello. Oh, bellissimo. L'ultima volta con lui eravamo con Jeff Koons e... L'ultima volta con Jeff Koons e Cicciolina, ti ricordi? No, non sono sto sempre scherzando. No, lo so che non state scherzando. Sono sempre come ci vuole. Te le due ruote. A volte neanche con